55. Distante dal ragionamento. La voce interiore attraverso Roberta S. Guide. Tutti i vostri passi segnano la vostra luce. Il vostro sentire, la vostra vibrazione è fatta di voi, del vostro pensiero e della vostra essenza globale. Voi confondete quello che siete con quello che pensate e in questa confusione nascono i vostri dilemmi e le vostre angosce. Le vostre paure più profonde vengono a galla e creano in voi asintonia. Questo succede perché date spazio alla vostra mente e fate sì che sia la mente a stabilire tutto per voi. Allora è il caso, fratelli, che vi mettiate in comunione con tutto il resto di voi e potete farlo in ogni istante, in ogni momento. Non avete bisogno di una preparazione particolare, perché la mente vuole concetti, vuole nozioni, vuole che le cose siano difficili, ma il vostro percepire già sa dove siete e cosa state facendo e sa di voi quello che la vostra mente ancora non sa. Nel vostro pensiero è scritto un pezzo del vostro percorso, ma per tutto il resto dovete ricorrere alle vostre qualità, all'essenzialità dell'essere che siete. Allora tutti voi, per raggiungere una maggiore serenità e quella quiete che vi auspicate, potete innanzitutto decidere di voler essere esattamente la totalità di ciò che ancora non siete. Imparate ad addomesticare la vostra mente, imbonitela, perché ne avete bisogno tutti quanti, perché spesso vi fate prendere da capricci e da pensieri di passaggio che in realtà non vi appartengono. Imparate a riconoscere pure che la vostra mente è più saggia di come credete e che molto spesso quei pensieri che vi turbano non partono da voi, ma sono il riflesso delle menti che vi circondano e vi raggiungono a volte con una vibrazione simile alla vostra, che però non è la vostra. Allora ripulite le vostre energie sotto ogni punto di vista. Imparate a mantenere serena la vostra mente, perché è l'unica cosa di cui la mente ha realmente bisogno. E allora ben vengano tutti quei concetti che andate cercando e quelle nozioni che soddisfano la vostra ricerca di cultura. Ma sappiate pure crearvi uno spazio distante da tutto ciò, distante dal ragionamento e dalla comprensione intesa nel pensiero umano. Solo così riuscirete a far affiorare quella parte di voi che state cercando. E vi ripetiamo ancora una volta che non è complicato e che potete farlo tutti, altrimenti non staremmo qui a dirvelo, perché queste parole sono per tutti voi presenti, nessuno escluso, e non c'è nessuno di voi che non possa percepire il senso di quanto vi stiamo dicendo, perché è già tutto scritto in voi. E queste nostre parole vorrebbero risvegliare un sentire che a volte c'è e altre volte dubita, perché viene frenato dalle decisioni della vostra mente. Continua.